Cogli la rosa quando è il momento, che il tempo, lo sai, vola. E lo stesso fiore che sboccia oggi, domani appassirà. Grazie mille, Piz. Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Chi lo sa che cosa significa? Proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Osate cambiare, cercate nuove strade. Buongiorno a tutti voi. Io sono molto felice di essere qui, anche se, ve lo dico, mi sento un po' nella fossa dei leoni, perché io sto qua giù e voi mi siete tutti davanti. Adesso no, riprendo le mie misure, anch'io, col pubblico. La mia lezione si intitola così: quando la scuola finisce, la scrittura comincia. Sembra un po' un controsenso, un po' un paradosso dire questo, come finiamo la scuola e adesso cominciamo a scrivere. Ebbene sì, è proprio così. Per molte generazioni, la mia per esempio, non è stato così. Quando si faceva, come si diceva una volta, l'esame di maturità, oggi si dice l'esame di Stato, la prova d'italiano era l'incubo. C'era chi se la sognava la prova d'italiano ed era felice poi che finisse la scuola. Perché? Perché finalmente quest'incubo di arrivare su chissà quale argomento alla fine della quarta colonna del foglio protocollo, finalmente, basta, non se ne può più, adesso si comincia a lavorare. Bene, anche allora molte persone avrebbero scritto ancora, no? Chi avrebbe scritto ancora? Chi avrebbe fatto una tesi di laurea all'università? Chi avrebbe scritto ancora? Un giudice avrebbe scritto delle sentenze, un giornalista avrebbe scritto i suoi articoli, ma anche chi avrebbe lavorato in un ufficio, in un'azienda, in un'amministrazione avrebbe scritto un sacco di cose. Cosa avrebbe scritto? Ma sicuramente un sacco di lettere, verbali, progetti, relazioni, no? Le classiche cose che si scrivono nel mondo del lavoro. Ma avrebbe scritto queste cose in che modo? Beh, seguendo dei modelli ben precisi che, no, si tramandavano, diciamo così, di generazione in generazione, che si imparavano abbastanza facilmente e in cui sostanzialmente si metteva molto poco di sé. Beh, oggi le cose stanno in una maniera completamente diversa, perché tra i cambiamenti, veramente, voglio dire, gli sconvolgimenti che il digitale ha portato nelle nostre vite, c'è anche questa, che la capacità di scrivere per esprimersi, per raccontarsi, per trovare il lavoro dei propri sogni, quello che si desidera, per cambiare, per raccontarsi al mondo, beh, per tutte queste cose, saper usare le parole è veramente fondamentale. Ed è per questo che le capacità di espressione scritta, di scrittura, ci aiutano moltissimo proprio quando la scuola finisce e iniziamo la nostra avventura nel mondo dello studio universitario, nel mondo del lavoro. La scrittura è molto molto più importante di quando si è a scuola, perché a scuola cosa è in ballo? Beh, è in ballo un voto, una promozione, per carità, sono cose fondamentali, però nella vita c'è in ballo molto molto di più. Perché c'è in ballo il nostro futuro, la nostra capacità di presentarci. Di presentarci come? Attraverso le parole. Prima tutto questo non era possibile. Oggi è una cosa che diventa possibile.
La nostra è una società oggi, un'epoca anzi, ad altissima densità di scrittura. Nessuna generazione mai si è scritto tanto come oggi. Lo sapete, scriviamo e leggiamo sui supporti più diversi. No, ce l'abbiamo sotto gli occhi tutto questo mentre siamo in giro o stiamo sull'autobus o in treno, no? C'è sempre qualcuno che sta scrivendo qualcosa. Bene, però sappiate che nel mondo del lavoro oggi si scrive e si legge molto più di prima. Qualche volta mi piace dire che in un'azienda non si fa oggi altro che leggere e scrivere. Cosa si scrive? Ma si scrivono tantissime cose in più rispetto al passato. Si inventano dei nomi, per esempio, no? Bisogna dare un nome a un'iniziativa, a un prodotto, a un progetto. Quindi anche solo il fatto di trovare il nome giusto per qualcosa che ci sta molto a cuore. Sapete quanto conta quel nome? Non solo per un grandissimo prodotto, ma anche per un progetto, una cosa importante per noi. O il titolo di una presentazione, come questa. Le email, naturalmente, no? Viene sempre data per morta l'email, ma viene ancora, si usa tantissimo. Offerte, cioè rispondere a un bando di gara, progetti, relazioni. Si scrivono ancora le brochure? Sì, si scrivono, un po' si scrivono, devo dire. Si scrivono, magari viaggiano solo sul web, non si stampano, ma si scrivono. Presentazioni come questa, quando dobbiamo presentare qualcosa che ci sta molto a cuore. I testi per un sito web, finché avremo i siti, ma insomma, avremo altri luoghi in cui scrivere. I post sui social, o anche se lavoriamo all'interno di una grande organizzazione, per esempio dovremmo essere anche un po' giornalisti, scrivere le news per l'intranet. Bene, una volta si diceva che la scrittura serviva soltanto a chi faceva delle professioni cosiddette intellettuali, cosiddette perché tutte le professioni naturalmente sono professioni intellettuali. Oggi qualsiasi cosa voi sceglierete di fare, potete decidere di fare lo chef, la make-up artist, il parrucchiere, l'erborista o il web designer, qualsiasi cosa sceglierete di fare, bene, saper scrivere e sapervi raccontare online sarà una competenza assolutamente fondamentale. Perché? Perché le parole vi precederanno, prima arriveranno le vostre parole, perché queste sono attualmente le vostre vetrine o le vetrine di un professionista o l'insegna del negozio o dello studio professionale o di un qualcosa che ancora non esiste e potete creare voi stessi, ma lo create prima a volte con le vostre stesse parole scritte che attraverso la, possiamo dire, la realizzazione concreta. Tutte queste cose oggi sono assolutamente importanti. Vi faccio due esempi. Un ragazzo, eccolo, qualcuno di voi forse lo conosce, è una prof, una professoressa. Le nostre parole arrivano molto molto prima di noi attraverso la rete, ci precedono, in qualche modo ci annunciano. Le due persone vivono e hanno cominciato, ma vivono, in lontano dai grandi centri, in Sicilia. Salvatore Aranzulla lo avrete sicuramente incontrato mentre navigate in rete, per esempio quando avete un problema col PC o con lo smartphone e non sapete come risolverlo, no? Il primo sito che arriva a spiegarvi qualcosa con una certa facilità, e io gli sono molto grata perché mi ha risolto un sacco di problemi e lo considero una fonte affidabilissima, è quello di Salvatore Aranzulla, anni 25. Salvatore Aranzulla ha cominciato appunto in un paesino sperduto della Sicilia, ha cominciato a 12 anni a scrivere, a iniziare la sua attività di divulgatore informatico prestissimo, scrivendo parole.
A 16 anni ha fondato un blog, questo. A 18 la sua azienda e dopo pochissimi anni aveva già parecchi dipendenti. Salvatore Nanzulla, eccolo qua, il suo blog. 12 milioni di visite al mese. Tante. Sicuramente un informatico brillante, sicuramente conosce benissimo i meccanismi dei motori di ricerca e li applica da maestro, altrimenti non lo troveremo sempre al primo posto quando cerchiamo una risposta a una nostra domanda, ma certamente molto è dovuto anche alla sua capacità di spiegare le cose in maniera estremamente precisa, semplice e naturale. No? Attraverso queste parole semplici, precise e naturali, noi arriviamo spesso alla soluzione di un problema a cui non saremmo mai arrivati da soli. Questa è la prof. Anche la prof vive e lavora in Sicilia. Si chiama Emanuela Pulvirenti. Insegna in un liceo scientifico in provincia di Enna. Emanuela ha cominciato a insegnare storia dell'arte in un liceo, tra l'altro, lei racconta, abbastanza difficile. Difficile in questo senso. La prima volta che è entrata in classe, gli studenti gli hanno detto: guardi prof, della storia dell'arte non ce ne importa niente, quindi si mette il cuore in pace. Beh, la professoressa Pulvirenti non si è messa per niente il cuore in pace. Ha fatto invece, che cosa ha fatto? Si è ingegnata per interessare al massimo i suoi studenti. L'ha fatto in maniera veramente molto poco ortodosse, ma si sono rivelate estremamente efficaci. Allora, questo è il suo blog, si chiama Didattica Arte. Che cosa ha fatto? Non so quanto lo vedete, ma riconoscete un quadro di Caravaggio? Ha fatto fare dei bellissimi quadri viventi, ha preso gli studenti e le sue studentesse, ha portato un po' di panni, un po' di cose, ha fatto proprio la trova robe e li ha messi dentro i quadri. Questo è uno, la vocazione di San Matteo di Caravaggio. Questo è il Narciso di Caravaggio. L'ha fatto per moltissimi artisti, si è inventata veramente altri modi estremamente coinvolgenti e divertenti, ma tutto questo sarebbe rimasto chiuso, confinato all'interno di cosa? Delle aule del liceo. Ma Emanuela Pulvirenti ha fatto di più. Emanuela Pulvirenti queste cose le ha raccontate. Li ha sapute raccontare in questo blog che si chiama Didattica Arte, ed ecco che racconta. Da circa 2-3 anni scrive dei post meravigliosi sulle esperienze assolutamente concrete che lei vive con i suoi studenti in classe. Sono parole così belle, così ben scelte, così precise, che Didattica Arte è diventato un caso conosciuto oggi ben oltre i confini italiani. Emanuela Pulvirenti è diventata un punto di riferimento non solo per gli altri professori di storia dell'arte, è diventata un punto di riferimento per gli studenti, perché scrive dei post bellissimi da cui si impara moltissimo, scrive i libri di storia dell'arte, fa conferenze bellissime in tutta Italia, ha circa 80.000 visitatori, persone che la seguono, tantissimo, solo attraverso le sue parole. Quindi le parole veramente precedono la persona, la raccontano, il professionista, e ci permettono di arrivare dove anche noi fisicamente non riusciamo ad arrivare. Per questo è così importante la capacità e anche l'allenamento alla scrittura proprio quando la scuola finisce. Ma cosa vi può servire? Saper scrivere bene, sapervi rappresentare
già a 18 anni o poco prima. Beh, guardate, ci sono già tante occasioni in cui tutto questo vi può servire. Per esempio, possiamo scrivere a un esperto per intervistarlo per una nostra ricerca, per una tesina. È importantissimo anche quando scriviamo il nostro curriculum. Oppure, per quella cosa così importante e fondamentale, ancora più importante del curriculum, che è oggi una lettera di presentazione, cioè quella lettera di accompagnamento al curriculum in cui raccontiamo noi stessi e che è fondamentale per un sacco di cose, anche per ottenere uno stage, per esempio. Quindi anche se chiediamo uno stage o ci candidiamo per un lavoretto estivo, saper scrivere bene il proprio curriculum e la lettera di accompagnamento è un fatto fondamentale. Abbiamo un'idea di business? Vogliamo creare una nostra startup? La vogliamo presentare? Vogliamo ottenere un investimento? Come facciamo a raccontare tutto questo se non con le parole giuste? Naturalmente all'università anche è fondamentale, per esempio per scrivere, ottenere la tesi da un professore, esattamente quello che vorremmo fare. Ma anche quando ci si iscrive, per esempio, a un social network professionale e ci si presenta così. Mi piacerebbe allora, adesso, approfondire con voi un pochino quello che è consentito in una lezione breve come la nostra. Quali sono però le capacità che riguardano la scrittura che noi impariamo a scuola e quali altre ci servono? Beh, quelle che impariamo a scuola ci servono tantissimo, però ci serve anche qualche altra cosa che forse a scuola pratichiamo un po' meno. Allora, io di queste capacità, attitudini, ne ho scelte 6 per voi e vorrei scorrerle insieme a voi una ad una. La prima. Allora, la prima sicuramente è la capacità di sintesi. Noi a scuola ci abituiamo e diventiamo bravi a scrivere tanto, no? A scrivere molto. Questo perché? Perché a scuola la scrittura non serve solo, le parole non servono solo a dimostrare le nostre capacità espressive, servono anche a dimostrare quello che sappiamo, quello che abbiamo imparato. E per questo a scuola, come dire, scrivere poco pare brutto, no? C'è sempre un limite, no? Che noi dobbiamo assolutamente raggiungere. E magari lo raggiungiamo a volte, possiamo dirlo, allungando un po' il brodo, usando i paroloni. Allora, tutto questo nel mondo del lavoro, che ha altri obiettivi, ci servirà un po' meno. Ci servirà invece tantissimo imparare ad essere più concisi e più sintetici. Naturalmente essere concisi e sintetici non significa essere brevi a tutti i costi, intendiamoci. Significa poter dire tante cose, quelle che ci stanno più a cuore, che noi riteniamo più importanti, con meno parole di quanto noi siamo abituati a fare. All'inizio di quest'anno scolastico c'è stato un piccolo dibattito sul quotidiano La Stampa, che si è allargato anche abbastanza, su questo. Massimo Gramellini, il giornalista della Stampa, nella sua rubrica Buongiorno, ha esordito con questo articolo, che era un inno al dettato. Sapete perché? Perché in Francia è stato reintrodotto fortemente il dettato nelle scuole e Gramellini ha detto benissimo, tant'è che come comincia un dettato al giorno guarisce l'analfabeta di ritorno. Questa cosa del dettato all'inizio dell'anno scolastico ha scatenato un piccolo putiferio, tant'è che il linguista Ugo Cardinale gli ha risposto subito, ha detto ma che dettato, a noi mica ci serve il dettato, a noi serve il riassunto, il riassunto. Gli ha fatto eco un altro giornalista della Stampa, Luigi La Spina, il quale ha detto sì, veramente ci serve il dettato, ha scritto un bell'articolo e poi per dimostrare che il riassunto si può fare, in fondo all'articolo ha scritto questo riassunto.
Riassunto, ma che dettato, è meglio che a scuola si faccia il vecchio riassunto. Solo così si impara ad ascoltare gli altri, a capire che cosa ci vogliono dire. E magari si capirà anche che cosa diciamo noi e che cosa vogliamo dire agli altri. Quante righe sono? 5 righe. C'è tutto? Beh, c'è tutto. Allora, io sono abbastanza d'accordo sul fatto che bisogna esercitare molto di più le capacità di sintesi, perché è vero che nel mondo del lavoro ci sarà chiesto anche di scrivere qualcosa di più lungo, no? Pensate a un progetto, una relazione importante, ma ci verrà chiesto innumerevoli volte, ma molte, molte di più, di scrivere qualcosa di sintetico e conciso. Non si chiamerà riassunto, avrà delle parole molto altisonanti, come abstract o executive summary, no? Che, mamma mia, in realtà sono, se andiamo, dei riassunti tutte queste cose. Quindi questa sicuramente è una capacità da tenere molto più d'occhio. In realtà, per chi si prepara all'esame di Stato, avete una scelta su cui esercitare le vostre capacità di sintesi, il saggio breve. Il saggio breve deve avere una conclusione, un tirare le fila, sintetici, brillanti, che una conclusione che si imprima veramente nella mente di chi vi leggerà. Quindi chi si vuole orientare sul saggio breve, capacità di sintesi, lì ci vogliono davvero. Seconda capacità, che esercitiamo poco a scuola, che ci verrà chiesta tanto, titolare e sottotitolare, no? Mettere dei titoli alle cose, mettere dei titoli ai testi, mettere dei titoli a delle slide, a delle presentazioni. Oggi qualsiasi testo noi leggiamo dallo schermo, l'avrete notato, se è più lunghettino di tot, ha un sacco di titoletti interni. Questo è un articolo del Corriere della Sera. Lo vedete perché invece del lenzuolone io ve l'ho spacchettato per farvelo vedere tutto, però immaginatelo, no? Lungo come un rullo sullo schermo. Ha il suo titolo, ma ha molti titoletti interni. Perché ha tutti quei titoletti interni? Perché leggere su uno schermo è più difficile, più complicato che sfogliare un documento, no, sulla carta. E tutti quei titolettini interni costituiscono, come dire, quasi un riassunto distribuito, no? Noi li scorriamo e scorrendo un testo sullo schermo, anche molto, molto rapidamente, quei titoletti in grassetto che cosa ci dicono? Ci dicono in pochissimi secondi di cosa si parla in quella pagina, in quel documento. I testi oggi vanno verso una maggiore modularità. Cosa vuol dire modularità? Che sono fatti di moduli un po' più autonomi rispetto al testo, come dicevo una volta, a correre, no? Discorsivo, tutto di seguito. Saper titolare e sottotitolare è una capacità importante. Quando è che potete esercitare un po' questa capacità di titolisti? Beh, se vi orientate sull'articolo di giornale, per esempio, all'esame di Stato. L'articolo di giornale si gioverà sicuramente di un titolo informativo brillante, ma lo potete anche scandire con tanti modulini e titoletti interni, così come servono al lettore del web. Anche il professore che vi leggerà avrà una lettura molto più agevole, molto più fluida. Già solo dai titoli interni capirà di che cosa state parlando. Quindi vedete che questo già all'esame di Stato anche lo potete molto esercitare. Un consiglio: volete allenarvi un po', visto che avete un intero anno scolastico davanti? Il direttore della stampa, Calabresi, da circa un mese manda tutte le mattine una bellissima e breve piccola newsletter che si chiama La Cucina della Stampa, in cui, guardate, la leggete, sapete in quanto tempo? Al massimo 3 minuti la mattina,
è scritta da uno dei nostri migliori giornalisti e ha ogni mattina almeno 3-4 ottimi titoli veramente da manuale. Allora, iscriversi a questa newsletter può essere un ottimo modo per avvicinarsi un po' alla scrittura dei titoli, per allenarvi un pochino, per osservarli. La terza capacità è quella di scrivere un grande inizio. Noi anche nel tema siamo un po' abituati per tradizione a cominciare con una premessa, un'introduzione, no? È il modello molto classico del testo: introduzione, esposizione dei fatti, argomentazione, conclusioni. È un modello che va molto bene, naturalmente, ancora, ma al quale bisogna un po' affiancare oggi un modello di scrittura in cui noi abbiamo un inizio forte, incisivo, in cui portiamo chi ci legge, no? Come diceva il poeta latino Orazio, in medias res, che voleva dire in medias res, subito all'interno di quello che succede. Perché oggi è così importante, molto molto più di prima, cominciare con delle parole importanti, con l'informazione più importante? Perché sugli schermi si legge un po' così, no? Secondo quello che si chiama il modello F, vedete che sapete come si legge? Si legge moltissimo il primo capoverso, il primo paragrafo, quello lo si legge per intero. Poi man mano che si scrolla e si va un po' più in là, si legge sempre di meno, o meglio, si leggono tutti gli incipit, si leggono gli inizi per vedere se vale davvero la pena di leggere tutto o no, no? Qual è il modo anche qui a scuola di allenarsi un po'? Beh, qui la grande scuola vostra è la letteratura. Allora, pensate agli incipit delle opere importanti. Era una fresca, limpida giornata di aprile e gli orologi segnavano l'una. E mentre i vostri occhi vedono queste parole, nella vostra mente si disegna qualcosa, immaginate qualcosa. Ognuno, il suo teatro mentale, il teatro mentale sarà per ognuno di voi diverso, ma tutti avrete nella testa la vostra scena, la vostra visione di quella mattina limpida e di un orologio che segna l'una. Che cosa create in questa maniera? Create delle immagini nella mente di chi vi legge e ce li portate molto di più che con una, a volte, pomposa e astratta introduzione. Anche qui vi ritrovate immediatamente nel mezzo di un fatto, di una scena. Potete trovarvi, per esempio, immediatamente catapultati non in un luogo in una mattina, ma nella mente di qualcuno. Siete nella sua mente, oppure addirittura potreste trovarvi rispecchiate quello che voi state leggendo in quel momento, nella mente di voi lettori. Quanti modelli abbiamo per cominciare? Semplicemente, no, facendo attenzione a come iniziano le opere che noi studiamo a scuola, quelle che ci piacciono di più, anche quelle che ci piacciono di meno. Imparare a portare chi vi legge immediatamente con voi attraverso un incipit forte è importante. Perché? Perché quando avrete finito di studiare, ma non ve lo auguro affatto, perché io vi auguro di continuare a studiare tutta la vita, naturalmente, quel luogo che voi raccontate con parole incisive, precise, vivide, potrebbe essere il vostro studio professionale, potrebbe essere il vostro negozio, o potrebbe essere qualcosa che ancora non c'è, però è nella vostra mente e attraverso le parole potete farla vedere a qualcun altro. Convincerlo, per esempio, attraverso le parole,
a darvi dei soldi per realizzarlo, quel vostro lavoro, luogo dei sogni. Quella mente, no, su cui voi vi allenate, quella mente potrebbe essere anche quella di un vostro cliente, cui con il vostro lavoro e le vostre capacità potete risolvere un problema o cambiare un po' la vita. Altra. Questa a scuola l'alleniamo molto poco, cioè la capacità di modulare lo stile, quello che i linguisti chiamano, no, e lamentano molto nella scuola, il registro stilistico. Che vuol dire il registro? Vuol dire che una stessa cosa può essere detta in molti modi diversi a seconda della situazione comunicativa in cui siete, del famoso destinatario, e oggi naturalmente avete un'altra variabile importante, è il canale sul quale scrivete. Se scrivete un'email scriverete la stessa cosa in un modo, se la scrivete sui social network la scrivete in un altro, se la presentate per esempio in una presentazione come questa la scriverete in un altro ancora. Perché a scuola questa la alleniamo un po' meno? Beh, perché a scuola il nostro lettore più o meno è sempre lo stesso, è il professore, no? Il nostro lettore. Nella vita noi invece ci confrontiamo con tanti lettori diversi e ogni volta quello che diciamo lo dobbiamo modulare su quel lettore lì. Vi faccio un esempio, qui molto concreto. Vi ho citato prima la famosa lettera di accompagnamento o di presentazione, no? Che è la lettera con cui oggi bisogna assolutamente accompagnare il nostro curriculum. I curricula, lo sapete, si scrivono in quell'orrendo formato europeo, non so se qualcuno l'ha già fatto, il curriculum, che è utile per carità, il formato europeo, perché è standard, no? Ci dà uno schema ordinato, ma il curriculum in formato europeo racconta molto poco di noi. Un modo per raccontare molto di noi e farci notare è accompagnarlo con una lettera. Le lettere di accompagnamento bisogna scriverle benissimo e soprattutto bisogna scriverle con il famoso stile giusto, col registro giusto, perché alla prima cosa che non va, no, anche solo di tono, quel curriculum prende la via del cestino con una facilità che neanche voi vi potete immaginare. Questa è una lettera, l'incipit di una lettera. Sono Carlo Bianchi, con la seguente sono a inviarle tramite mail la mia autocandidatura per una possibile collaborazione lavorativa. Sperando ci sia la possibilità per un colloquio conoscitivo, le inserisco in allegato il mio CV personale. La manager che ha raccolto e che ha ricevuto questo, così lo ha commentato: tono burocratico, distante, lettera inutile. Cosa pensate che sia avvenuto di questo CV? Come si dice? Ha preso via. Basta un'occhiata solo allo stile di comunicazione, al tono di voce che voi usate per dire questa persona è interessante, oppure no, per carità, questo uno che scrive così non lo voglio proprio. Toc toc. Spero di non disturbare, giovane laureato cerca aiuto, mi chiamo Giorgio Rossi e sono uno dei tanti laureati che sta inondando la rete con la sua versione digitale in formato CV. Ed eccomi ad allegarla il mio CV e la mia lettera di presentazione. Non vorrei rubarle altro tempo, ma visto che ci sono uso tutte le mie cartucce. Ha voluto fare un po' lo spiritoso, il brillante, no? Questo era per un lavoro di comunicazione, diciamo, fammi fare, come si dice, ahimè, oggi, il creativo, un po' creativo. Che ne dite? Così è stato definito, tenero, allegro, ma troppo confidenziale il ragazzo. Anche questo, com'è il tono di voce? Troppo confidenziale. Cioè quella famosa distanza giusta che si crea con le parole che noi scegliamo, era troppa questa, no? Questa vicinanza. Gentile dottoressa, seguo dai giornali e sul vostro sito il progetto di trasformazione di Fiera Milano. Di chi parla questa ragazza che scrive? Parla di sé,
o parla della sua interlocutrice. Guardate come si mette al posto di chi la leggerà. So che lei è a capo della struttura di comunicazione e forse, guardate com'è importante quel forse, forse avrà bisogno in questo momento di ampliare la rete dei suoi collaboratori. Cosa dice quel forse? Parla di discrezione, parla di distanza giusta, perché la ragazza si propone ma dice forse, no? Guardate com'è rispettosa e come attraverso le sole parole modula, no? La distanza, il rapporto con la sua interlocutrice dalla quale si aspetta una cosa importantissima, si aspetta attenzione. Poi cosa dice? Guardate un po', ho cercato di prepararmi a fondo sull'argomento giornalismo e uffici stampa, con passione e tenacia. Ho cercato. Non sono bravissima, ma con cosa? Sono la più brava o dice con passione e tenacia? Allora queste sono tutte vere, questo invece è un curriculum per cui, scusate, una lettera di presentazione che ha fruttato un'intervista. Allora guardate come la stessa cosa voi potete modularla in tanti modi diversi. Più vi allenate sulla scrittura, più questi aspetti, come diciamo, un pochino più sottili, diventano importanti, ma diventate anche bravi. Siamo alla penultima. Scrivere di sé. A scuola è considerato scrivere di sé un po', come dire, un po' infantile, tant'è che si scrive di sé più, si chiede di scrivere di sé più alle scuole elementari e man mano che si va avanti si scrive sempre meno di sé. Cosa si intende per scrivere di sé? Scrivere di quello che ci succede, delle nostre emozioni, delle nostre aspirazioni, dei nostri sogni. Quello a scuola naturalmente scriviamo sempre meno. Scrivere di sé, invece, è estremamente importante, perché scrivere quello che ci succede, ci aiuta enormemente a dare un senso alla nostra vita, anche nel tempo, no? E cos'è che spesso ci rende appagati e felici anche nel mondo del lavoro e non solo? Fare qualcosa che abbia un senso. La scrittura è qualcosa che aiuta a dare un senso. Quindi non trascurate, no? La scrittura che riguarda voi stessi. Può riguardare e aiutarvi naturalmente anche nella vostra vita interiore, ma vi aiuta moltissimo anche in ambito lavorativo. Questa signora si chiama Teresa Amabile ed è una docente alla famosa Harvard Business School. Teresa Amabile ha scritto questo libro, che vedete si intitola The Progress Principles. Com'è il sottotitolo? Le piccole vittorie portano gioia, coinvolgimento e creatività nel lavoro. Le piccole vittorie sono quelle che noi possiamo conquistarci giorno per giorno, anche cose molto piccole. Se non le scriviamo, non ce le appuntiamo, non le ricordiamo, scivolano via. Se ne prendiamo nota in qualche modo, tutto questo ci può aiutare nel tempo. E che cosa suggerisce la professoressa Amabile nei suoi corsi all'Harvard Business School? Tenete un diario. Lei fa tenere un diario per, eccolo qua, per un intero anno accademico e oppure lungo tutto un progetto, cioè chiede ai suoi studenti di annotare i famosi piccoli progressi quotidiani, quelli che ci dimentichiamo e invece sono così importanti. In una ricerca durata 10 anni, molto famosa, che cosa ha visto la professoressa Amabile? Che chi teneva un diario, anche professionale, anche di quello che gli succedeva, aveva una carriera più gratificante, più ricca, migliore. Naturalmente fare carriera in questo senso non significa necessariamente fare tanti soldi, significa fare quello che ci può piacere, quello che ci appaga, quello che ci rende felici. Ultimo, abbiamo finito. Carta o digitale quando si legge o si scrive? Io direi, per la mia esperienza, tutti e due, no? Chiedendo alla carta e al digitale quello che di meglio hanno da darci. Quando è che la carta vi può aiutare un po' di più quando studiate? Sicuramente quando si studia.
Sicuramente quando si prendono appunti, non avete idea di come si ricorda meglio quando si scrive a mano, no? Questo le ricerche, tutte le ricerche ce lo dicono. Il collegamento della mano col cervello ci aiuta a ricordare enormemente. Quando dobbiamo fare le scalette, le mappe e soprattutto quando dobbiamo rivedere e correggere, lo schermo è abbastanza nemico e anche qui ricordatevi una cosa, potete avere il curriculum più bello del mondo, ma se vi scappa un refuso dentro, uno, quel curriculum, la via del cestino, la prende di sicuro, perché di cosa parla? Del fatto che non siete stati accurati. Il digitale, beh, il digitale vi aiuta tantissimo quando scrivete di getto, dovete scrivere tanto, cioè nella fase di stesura, di redazione, che è quella, ahimè, in cui a scuola si scrive ancora a mano. E invece sarebbe tanto utile, no, poter usare il digitale quando si scrive, quando si dovrebbe correre invece. Dov'è che vi aiuta anche il digitale? Quando potete leggere, per leggere dove vi va, no? Senza portarvi chissà quanti libri appresso. E quindi il mio invito è, anche in quest'ultimo anno scolastico, prima dell'esame di Stato, riscoprite taccuini, riscoprite carta, riscoprite post-it, riscoprite pennarelli, evidenziatori, penne colorate, che ci aiutano moltissimo quando si scrive. Munitevi anche di una moleschina, di un taccuino, portateli con voi. Io vi ringrazio, aggiungo un po' scriptum, come si dice. Una cosa sola, Lidia. Lidia, che cosa diceva prima? Anch'io parlava di una persona che faceva un lavoro per cui non aveva studiato, che neanche immaginava. Anch'io sono una persona così. Io sono qui oggi con voi a parlare qui, a confrontarmi con voi, e ho fatto tantissime esperienze nella mia vita unicamente grazie alle mie parole. No? Io un giorno, per puro gioco, ho fatto un sito, poi ho fatto un blog, non sapevo assolutamente dove quelle parole mi avrebbero portata. Beh, quelle parole mi hanno portata anche qui con voi, altrimenti non ci sarei. Grazie Luisa. Ti chiederei di rimanere un attimo ancora qua con me perché mi piacerebbe ci fosse qualche domanda, quindi vi do la possibilità di farla per alzata di mano, se no vado a caso e ne becco uno qualsiasi, quindi preparatevi. Nel frattempo invece aggiungo un'informazione che Luisa forse non ha dato, o se l'ha data mi scuso. Il suo sito si chiama Mestiere di Scrivere. E il blog è blog Mestiere di Scrivere. Andate a guardarci, lei per fortuna scrive tantissimo, ogni tanto ha dei rallenti e noi tutti soffriamo molto, però ha una grandissima costanza, tantissimi contributi, ha scritto dei libri che sono molto importanti, sia sulla scrittura professionale eccetera, che trovate. E adesso io a Luisa invece vorrei fare una domanda. Ti sei rivolta tantissimo ai ragazzi e ti ringrazio, però qua dentro i ragazzi sono arrivati con i professori, e allora a me piacerebbe sentire da te un consiglio invece per i professori, per trovare quel giusto equilibrio nell'insegnamento anche della scrittura, perché noi siamo abituati a crocifiggerli sempre, ma io so che loro hanno a che fare con dei programmi ministeriali, con delle regole che poi un po' ci indirizzano magari a questa burocrazia che poi riscontriamo nel lavoro. Cosa potrebbero fare secondo te i professori per aiutare i ragazzi a cambiare e migliorare il loro modo di scrivere? Allora, qui lo so per aver scritto appunto un libro per il triennio delle superiori insieme a una bravissima professoressa d'italiano, so naturalmente quanto i programmi costringano.
quel che posso dire io per la mia esperienza è questo: allargare un po' le fonti. Allargare le fonti che cosa significa? Che io lo penso per prima, lo studio della letteratura lo considero importantissimo, no? Per questo vi parlavo degli incipit, ma vi potrei dire che scuola di sintesi meravigliosa sia la poesia, no? Però ecco, allargare le fonti dalla letteratura, dai programmi classici, anche un po' per esempio a delle ottime fonti giornalistiche, perché ci sono dei giornalisti che scrivono molto bene. Quindi quello che ci sono anche tanti testi in rete che non sono magari di testate importantissime, questo sì, credo che lo si possa fare molto, allargare di più le fonti e i testi su cui si lavora anche a scuola e che offrono tantissimi spunti per fare tanti lavori che non sono necessariamente quelli del tema, analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale. Perché? Perché di fonti ne abbiamo tantissime, naturalmente non è facile selezionare tra tante fonti, ma ci sono e si possono fare dei lavori molto interessanti, per esempio anche con queste famose titolazioni, no? Prendere dei testi molto lunghi e far scrivere ai ragazzi, fare proprio una scuola da caporedattori di titoli, per esempio anche scegliere dei nomi, no? Ci sono tanti lavori che si possono fare se si allarga un pochino il cerchio. Poi capisco che non è facile, le ore sono quelle, no? Però di possibilità di scegliere di testi su cui lavorare, lavori da farci sopra ne abbiamo tanti. E più di prima, e più di quelli che stanno sui libri, insomma. Non ci sono solo i libri oggi. Grazie. Le domande ci avete pensato? C'è qualcuno che le vuole fare? Vedo tantissime mani alzate. Una lì, una studentessa, una diciottenne. Vengo su da te. Buongiorno Luisa, sono Francesca Sanzo e la mia domanda è un po' una domanda che faccio anche, penso, a nome di altre persone. Spesso mi è capitato che, anch'io lavoro, mi occupo di scrittura, e spesso mi è capitato che qualcuno mi dicesse: beh, per me scrivere è un problema perché non l'ho mai fatto, non sono abituato. Io molto spesso dico: bene, adesso c'è il web, hai uno strumento ottimo per anche fare un po' di esperienza, per metterti alla prova. La mia domanda appunto a te è questa: secondo te è necessario essere dei professionisti della scrittura per iniziare a impratichirsi, oppure ha anche senso, anche se ti senti magari un po' inadeguato, cominciare a farlo e poi costruirsi nel tempo una propria professionalità, un proprio stile, diciamo? Allora, io ritengo che ci si allena con qualsiasi cosa si abbia un po' sotto mano. Ci si può allenare con il tema che devo fare dopodomani, mi posso allenare con l'articolo di giornale, fare delle prove per l'esame di Stato, mi posso allenare su un blog, mi posso allenare sul mio diario personale che non faccio leggere proprio a nessuno. Sì, secondo me ci si può allenare assolutamente su tutto, nessuno parte professionista della scrittura. Siamo tutti principianti su queste cose, assolutamente. Io lavoro su questi temi da tantissimi anni, ma non avete idea di quanto abbia cambiato le mie idee nel tempo e di quanto anche continui a cambiare un po' il mio stile di scrittura. Quindi la mia risposta è no, non è assolutamente necessario essere dei professionisti. Ci si può allenare con qualsiasi cosa, appunto, anche per esempio scrivendo una buona lettera di accompagnamento per raccontare se stessi che cosa si sogna, che cosa si desidera. E poi naturalmente man mano che si scrive si migliora nel tempo e non finiamo mai di imparare e di migliorare. Salve, mi chiamo Claudio Varga. Innanzitutto volevo complimentarmi con la signora Carrada per l'ottima presentazione, che la ritengo molto utile, da cui possono nascere diversi spunti di riflessione. La mia domanda è la seguente: se dovesse definire la scrittura con un simbolo, quale sarebbe questo simbolo? Mamma mia, Claudio! Sì. È difficilissima questa cosa! Lo so. È molto, molto difficile.
con cosa? Vediamo. Allora, forse due cose, forse due, me le concedi Claudio, due. Immagini, voci. Perché? Perché una scrittura buona, efficace, sapete qual è? Quella che suscita nel lettore, in chi ci legge, visioni, e una voce che ci parla. Quando è che non smettiamo mai di leggere? Quando un testo ci prende, e non necessariamente un testo narrativo, attenzione, può essere un saggio, il vostro tema, una tesina. Quando noi leggiamo qualcosa, e quel qualcosa, quelle parole che gli occhi vedono, nel nostro teatro mentale ci fa vedere delle immagini, delle cose, e ci fa sentire una voce che ci parla. Questa è una scrittura veramente efficace. Come la si ottiene? Beh, la si ottiene molto, ve lo dico, voi che siete a scuola, avendo un vocabolario estremamente ricco, ricco. Più il nostro vocabolario è ricco, più cose riusciamo a far vedere, immaginare, sognare. Quindi, mi raccomando, su questo il vocabolario ricco vi serve a scuola, ma vi servirà nella vita per raccontare qualcosa di importante. Quindi io direi immagini, no? Voci. Perché quando voi sentite una voce che vi parla con un buon ritmo, non smettete di leggere. Se state vedendo qualcosa nella vostra mente, non smettete di leggere. Se il testo è fiacco, banale, con le stesse parole, beh, quel testo oggi, lo sapete, lo abbandonate all'istante. Quindi io direi immagini, voci. Grazie.